Bene, buongiorno. Abbiamo pensato di svolgere questa conferenza stampa oggi per presentare congiuntamente, attraverso appunto un momento pubblico, il nuovo piano industriale 2013-2015 di Cassa Depositi e Prestiti. Ovviamente verrà illustrato dal Presidente, da Bassanini e Gorno Tempini. Abbiamo ritenuto importante svolgere questo momento comune, consapevoli ovviamente della separazione dei ruoli tra il Governo e la Cassa, ma abbiamo ritenuto di farlo perché il nuovo clima che si respira in Europa, a partire soprattutto dall'ultimo Consiglio europeo di giugno, è un clima che ha portato anche nelle conclusioni un forte focus nuovo attorno agli strumenti, alle istituzioni finanziarie con missione pubblica. Nel Consiglio europeo, al Consiglio europeo ha partecipato il Presidente della Banca europea degli investimenti e nelle conclusioni del Consiglio europeo è stato fortemente marcato il ruolo della Banca europea degli investimenti e delle altre istituzioni finanziarie con missioni pubbliche, in particolare quindi le principali casse di deposito e prestito tipo la nostra, quella italiana. E questo nuovo focus, questa nuova importanza delle istituzioni finanziarie per lo sviluppo a missione pubblica rappresenta quindi per noi innanzitutto un successo fondamentale, perché noi crediamo che l'equilibrio istituzionale europeo, credevamo che andasse riequilibrato il ruolo della banca centrale, il ruolo della fiscal consolidation, il ruolo degli equilibri di bilancio e il ruolo dello sviluppo per un altro verso, e quindi la nuova centralità della Banca europea degli investimenti, così come è stata rimarcata, a partire dalla nuova ricapitalizzazione, 10 miliardi in più per la BEI, eccetera, e in particolare per l'appunto la necessità di rendere più evidente questo raccordo tra le istituzioni finanziarie, Commissione pubblica e i governi e il Consiglio europeo. E quindi in conseguenza di questo nuovo approccio abbiamo ritenuto utile che anche qui da noi in Italia riproponessimo esattamente questo approccio sviluppista, fatemelo dire così, questo approccio sviluppista, e quindi presentassimo oggi in questa conferenza stampa il piano industriale congiuntamente, ripeto, consci della separazione dei ruoli, ma consci anche oggi di una missione collettiva che abbiamo a favore della crescita e dello sviluppo, che grazie alle nuove decisioni europee oggi può avvenire in modo maggiore e più forte. Però io mi fermo qui, poi aggiungerò due parole a commento dopo. Io e il Ministro Saccomanni abbiamo accompagnato, e ovviamente insieme anche agli altri ministri, perché poi c'è stata un'interlocuzione dell'intero governo sui diversi temi con i rappresentanti della Cassa, abbiamo accompagnato fin dall'inizio, fin dalla nascita del governo, il ruolo della Cassa, lo sviluppo, la preparazione del piano, ripeto, nell'autonomia che la Cassa ha, ma questa interlocuzione, posso permettermi di dire, è stata fino adesso molto positiva e quindi siamo carichi di aspettative, di speranze, perché riteniamo che per l'appunto la ripresa vada colta, la ripresa che, i cui segnali ci sono, ma sappiamo tutte le difficoltà che ci sono, le difficoltà sociali che sono presenti in forme assolutamente preoccupanti, sappiamo benissimo che questa ripresa di cui si intuiscono le prospettive rischia di essere una ripresa di crescita senza lavoro. Questo è il più grande rischio che oggi c'è un po' in tutti i paesi occidentali, e noi invece vogliamo assolutamente lavorare perché la ripresa ci sia, sia non anemica come spesso e volentieri è in Italia, mentre il resto del mondo ricresce. Negli ultimi 20 anni la crescita italiana è sempre stata anemica rispetto a quella degli altri paesi, quindi vogliamo cercare di avere un approccio molto sviluppista. E naturalmente affrontare tutti i disagi sociali che questa stagione di crisi profonda ha portato,
disagi che sono sotto gli occhi di tutti, quindi non voglio minimamente essere superficiale nell'approccio sul tema crescita, ripresa, è una crescita, una ripresa che auspichiamo, di cui si vedono segnali, ma dentro un clima sociale molto faticoso e pieno di difficoltà delle quali siamo consapevoli e che vogliamo affrontare, e soprattutto c'è bisogno di legare la crescita al lavoro, perché il rischio di un autunno e di un 2014 in cui riparte la crescita ma disaccoppiata rispetto alle dinamiche occupazionali è secondo noi il rischio più grande, quindi dobbiamo fortemente lavorare in questa direzione. Il ministro Saccomanni, io e il resto del governo siamo fortemente impegnati su questa missione. Quindi mi fermo qui e darò la parola a Bassanini prima e a Gorno Tempini poi. Prego. Grazie Presidente. Io vi farò un brevissimo inquadramento, i numeri ve li darà tutti, come è giusto l'amministratore delegato della Cassa. Innanzitutto, credo che lo sappiate tutti, ma è bene ribadirlo, la Cassa non gestisce denaro dei contribuenti, ma gestisce risparmio privato. Risparmio di 24 milioni di italiani, sono 240 miliardi di risparmio raccolto da 24 milioni di italiani. Questo significa una cosa molto importante, che ovviamente dobbiamo essere molto attenti alla redditività degli finanziamenti e alla sostenibilità finanziaria dei finanziamenti e degli investimenti che facciamo e che eroghiamo. Questo ci è peraltro imposto anche da regole europee. Intanto Cassa Depositi e Prestiti e le altre istituzioni finanziarie e commissione pubblica come la KfW tedesco, la Caisse des Dépôts francese sono classificate al di fuori della pubblica amministrazione, quindi il debito della Cassa non è consolidato, non va ad aggiungersi al debito pubblico, in quanto si comportano per la grande maggioranza delle sue attività come investitore e finanziatore di mercato. Attenti quindi alle regole di sostenibilità finanziaria degli investimenti e dei finanziamenti. Quindi non facciamo finanziamenti a fondo perduto e non possiamo farli. Quando qualcuno ci tira per la giacca pensando che noi possiamo fare qualunque cosa, un po' come dire Babbo Natale, dobbiamo dire di no, lo dobbiamo per rispetto dei risparmiatori che ci hanno affidato i loro risparmi e lo dobbiamo per rispetto delle regole europee, che altrimenti ci porterebbero ad una riclassificazione che aumenterebbe il debito pubblico italiano quando dobbiamo invece ridurlo. La cosa fondamentale che noi facciamo è trasformare questo risparmio delle famiglie, che è un risparmio principalmente a vista, che dà quindi ai risparmiatori la certezza di poter riavere in qualunque momento indietro i loro risparmi con gli interessi maturati fino a quel giorno, in finanziamenti e investimenti di lungo termine, che sono la risorsa più importante per la crescita e per lo sviluppo e che sono la risorsa in questo momento più rara, perché per ragioni che ben conoscete, che derivano dalla crisi finanziaria e dalle regole previste per contrastare e prevenire le crisi, il sistema creditizio italiano ha difficoltà a fare finanziamenti e investimenti di lungo termine, in un sistema come il nostro che dipendeva in misura molto più alta di altri sistemi dal credito e dai finanziamenti bancari. Quindi dobbiamo essere attenti alla sostenibilità delle operazioni che facciamo, dobbiamo essere attenti ad avere una dotazione di capitale in linea con il rischio delle operazioni che noi facciamo. Questo è, diciamo, lo schema fondamentale. Nell'ambito di questo schema, il piano industriale, e qui vorrei dire che nella autonomia delle decisioni gestionali della nostra società, ma sapendo che il nostro azionista di maggioranza è il governo, che ci dà la missione pubblica e quindi dobbiamo confrontare le nostre strategie, come in ogni società,
con quelle con le indicazioni dell'azionista di maggioranza, abbiamo cercato di fare il massimo che si possa fare in questo momento per svolgere fino in fondo il nostro ruolo anticiclico, cioè il nostro ruolo di sostegno della ripresa dell'economia del Paese in un momento nel quale uno sforzo molto forte può essere utile per uscire dalla recessione e per riprendere la strada della crescita. Come vi dirà l'amministratore delegato, il nostro piano industriale si svolge a due livelli, uno a perimetro invariato. Le cose che possiamo fare con gli strumenti che abbiamo, con le regole che abbiamo, con i limiti che abbiamo. Una seconda parte, un secondo insieme di proposte e di idee che si potrebbero fare se il nostro perimetro fosse più vicino a quello degli altri cugini europei, delle altre istituzioni finanziarie europee con ammissione pubblica, come i tedeschi di KfW o i francesi della Caisse des Dépôts. Noi abbiamo molti più limiti, ancora dovuti a una legislazione del passato rispetto a queste altre istituzioni. Se Governo e Parlamento riterranno utile chiederci di fare di più, di diventare ancora più simili. Noi abbiamo fatto il massimo sforzo possibile per essere efficaci come loro e anche in qualche caso cercare di esserlo più di loro con gli strumenti che abbiamo e con i limiti che abbiamo. Se Governo e Parlamento vorranno, che facciamo queste ulteriori cose, allora dovranno ragionare sulla rimozione di alcuni limiti che i nostri cugini non hanno e che noi invece abbiamo. E questo è il tema, della seconda parte di interventi che non sono più a perimetro invariato, ma sono a perimetro variato. Però ovviamente non dipende da noi questo, neanche lo chiediamo espressamente. E per rispondere a chi ci dice ma perché non fate una cosa che fanno i tedeschi, che fanno i francesi, la possiamo fare se il Parlamento e se il Governo vorranno renderla possibile. Io credo di dover lasciare la parola adesso, se il Presidente lo consente, all'amministratore delegato che vi darà i numeri, le cifre e le linee generali del nostro piano industriale. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno. L'ansia dello sviluppo è quello che ha guidato il lavoro della preparazione di questo piano. Questo piano per la prima volta vede riunite in un unico gruppo diverse società, quindi Cassa Depositi e Prestiti, SACE, Simest e Fintecna, che fino a pochi mesi fa rappresentavano delle società che si collaboravano ma in un insieme non coerente. Per la prima volta il piano mette a fattor comune i fattori di forza e le possibilità di questo insieme di società con la prospettiva e l'idea che da un lavoro comune possa emergere la opportunità di servire meglio i clienti, cioè chi usa il gruppo. E chi usa il gruppo non è cambiato, sono le pubbliche amministrazioni, sono le imprese e il settore delle infrastrutture. Questi rimangono i tre punti chiave che possono essere declinati in varie forme a partire dallo sviluppo di nuove iniziative, come vi descriverò, in Italia, ma anche la possibilità attraverso questa attività di attrarre capitali dall'estero, così come la possibilità di concentrarsi su alcuni temi specifici come per esempio il Mezzogiorno. Allora, piano di impresa, di gruppo, l'insieme di queste società è il passaggio fondamentale per dimostrare che l'operazione che fu ideata nei mesi passati ha una valenza industriale e non ha semplicemente una valenza finanziaria. Il focus sulle priorità di sviluppo del Paese sono
la pubblica amministrazione che ha bisogno di supporto agli investimenti, in particolare in un momento in cui i vincoli di bilancio impongono dei limiti stringenti e vi è la necessità di cercare di far lavorare al meglio capitali privati insieme a capitali in qualche modo riferibili all'area pubblica, come il Presidente Bassanini ha appena finito di spiegare. Il tema delle infrastrutture è un altro tema assolutamente fondamentale. L'Italia ha dei gap infrastrutturali che hanno varie origini, non è questo il momento di discuterne, ma la collaborazione fra capitale pubblico e capitale privato, che è esemplificata al meglio nella Cassa, perché la Cassa, a completamento di quello che diceva il Presidente, ha un capitale che è pubblico e utilizza risorse private, quindi noi siamo per definizione una sorta di ponte ideale fra la collaborazione delle due grandi aree. Le infrastrutture abbisognano di migliori condizioni di bancabilità, sia dal punto di vista del credito, ma anche dal punto di vista dell'accesso al capitale di rischio, che è una delle condizioni mancanti che oggi impediscono lo sviluppo di tante infrastrutture che sono ai blocchi di partenza, nei settori dei trasporti, ma anche in altre. Il tema delle imprese è poi il tema centrale. Grazie all'insieme del gruppo che ho descritto, come vedrete in un attimo, i numeri sulle imprese sono i numeri più rilevanti. Per le imprese si tratta di sostegno finanziario per l'internazionalizzazione e l'export, si tratta di focalizzarsi su quindi il processo di internazionalizzazione, ma dall'altro lato c'è un tema di accesso al credito. La Cassa negli ultimi anni ha avuto costantemente un segno più nella propria quota di crescita del credito anno su anno, e questo in un contesto nel quale il prodotto e il credito hanno fatto vedere dei segni meno. Quindi il tema anticiclico emerge in tutta la sua valenza. Ma si tratta, similarmente con quello che ho menzionato per le infrastrutture, anche di accesso ai capitali di rischio. Molte iniziative imprenditoriali oggi si scontrano con la necessità di rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese. Questo è un tema che è stato analizzato e dibattuto in varie sedi. Noi ci siamo dotati di una serie di strumenti che nell'arco di piano pensiamo di portare alla piena maturità dopo un recente avvio. Uno per tutti è il fondo strategico, che ci aspettiamo che nel corso della triennio possa investire tutta la sua dotazione di capitale, così come per quello che riguarda il supporto al settore dell'edilizia, ci aspettiamo che nello stesso periodo il fondo di social housing investa pure tutta la sua dotazione. Stiamo parlando complessivamente di numeri che si avvicinano a 5-6 miliardi di euro, quindi una quota percentuale importante del totale delle nostre iniziative. Per arrivare ai numeri, il piano, usando la stessa distinzione usata dal Presidente, in continuità, prevede di mobilitare nel triennio 2013 e 2015 da 74 a 80 miliardi di euro, di cui 6 di capitale di rischio. Questi 74-80 miliardi, ribadisco, come gruppo, si paragonano al triennio precedente a un totale di risorse mobilitate di 70. Quindi noi ci aspettiamo una crescita dell'ordine del 10%. Un piano a 3 anni ovviamente non può dare delle indicazioni assolutamente puntuali, ma ordine di idee noi ci aspettiamo una crescita organica del 10%, che significa fondamentalmente una logica di gruppo, così come l'ho descritta prima, che permetta di fare più cose insieme. Di questi 74-80 miliardi, una quota importante è l'attività tradizionale a supporto delle pubbliche amministrazioni, che è dell'ordine di 21-23 miliardi.
la parte delle infrastrutture che è fra 7 e 9 miliardi e poi, grazie al ruolo di SACE e di Simest, il grosso che è fra 46 e 48 miliardi che è dedicato alle imprese. Le parole importanti sono quelle che ho descritto e quindi non le ripeto. A questi possono aggiungersi altri 15 miliardi, quindi portare il totale nel triennio fra 90 e 95 miliardi, qualora il legislatore ritenesse di avvicinare il perimetro del gruppo Cassa Depositi e Prestiti a quello che è stato un intensissimo lavoro di comparazione nei mesi passati all'attività della Cassa francese e della Cassa tedesca, dalla quale abbiamo tratto stimoli e spunti per fare le proposte che abbiamo fatto. Le proposte si declinano ancora nelle tre aree di attività, quindi pubblica amministrazione, infrastrutture, supporto alle imprese, e rappresentano una maggiore ricchezza di strumenti e quindi di platea di utilizzatori delle risorse del gruppo, che non è questa la sede per essere descritte dettagliatamente, ma che sono state analizzate con un livello di granularità assolutamente importante, e che ci rendono consapevoli dell'importanza dei numeri che oggi presentiamo, ma anche confidenti del fatto che siano dei numeri che si possano raggiungere per dare il contributo della Cassa al disegno sviluppistico, come il Presidente come Presidente Letta ha appena accennato. Fabrizio. Io credo che non devo aggiungere molto a quello che è stato già detto. Credo che è molto importante il ruolo che la Cassa Depositi e Prestiti è chiamata a svolgere in questo processo di riattivazione del circuito di intermediazione del credito in Europa. Non è soltanto un problema italiano, è stato chiaramente analizzato anche in riunioni del Consiglio Ecofin e dell'Eurogruppo successive al Consiglio europeo di fine giugno. È una delle priorità in cui, diciamo, svolge un ruolo estremamente importante la collaborazione già menzionata dal Presidente Letta tra la Banca europea degli investimenti e la costellazione delle istituzioni nazionali di investimento a lungo termine con finalità pubbliche. C'è sicuramente una situazione di abbondanza di liquidità nel sistema finanziario europeo che tende a concentrarsi su investimenti di breve periodo, e quindi, diciamo, ci vuole un processo in cui si cerca di portare questa liquidità verso investimenti di più lungo periodo e soprattutto mirati al perseguimento di obiettivi strategici come quello appunto del rinnovamento della rete infrastrutturale, l'internazionalizzazione, la crescita dimensionale delle imprese. E quindi io credo che questo è un aspetto fondamentale, e credo che la stessa pianificazione degli interventi che viene fatta dalla Cassa Depositi e Prestiti si sposa molto bene con quanto viene discusso a livello europeo, e quindi tutte le iniziative che potranno essere assunte, sia quelle tradizionali ma anche quelle più innovative, come quelle mirate a favorire l'accesso delle piccole imprese all'emissione di strumenti obbligazionari attraverso l'assistenza di un operatore delle dimensioni e della potenza di fuoco della Cassa, certamente va nella direzione di riattivare il meccanismo di intermediazione con un orientamento più marcato verso l'investimento produttivo, l'investimento a lungo termine. Quindi questo è un settore su cui stiamo lavorando anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Abbiamo fatto un seminario qualche giorno fa proprio per vedere di attivare tutti i nuovi strumenti, i nuovi veicoli per
assistere in questo processo e certamente siamo al fianco della Cassa Depositi e Prestiti per il perseguimento del loro piano industriale. Come avete ascoltato e come vedete è un aumento significativo di impegno per i prossimi 3 anni che indica uno strumento molto concreto a servizio di questa missione sviluppista che ritengo oggi essenziale per agganciare la ripresa. Aumenta l'impegno a favore delle imprese, aumenta soprattutto la rilevanza della parola politica industriale che oggi prende concretamente una sua rilevanza dentro questo piano e naturalmente si lega e diventa strumento di un complesso di politiche industriali che nel nostro Paese hanno cominciato a trovare alcuni importanti punti di riferimento anche nelle ultime norme. È stato appena adesso approvato definitivamente dalla Camera il decreto. Credo che sia un passo molto importante quello di indicare per il nostro Paese un futuro di politiche industriali qualificanti. Noi crediamo che il futuro dell'Italia sia un futuro nel quale la componente industriale debba crescere e quindi riteniamo che sia molto importante questo triennio che abbiamo di fronte con appunto l'impegno della Cassa. Voglio sottolineare anche l'importanza delle nuove linee in favore delle famiglie. Ci sono una serie di importanti realizzazioni, in particolare il cuore di tutto legato al tema della casa, l'aiuto per l'acquisto della prima casa. Lo vorrei mettere dentro un complessivo capitolo a favore della casa che segue un tempo nel quale il tema dell'edilizia, della casa, il rapporto con l'abitazione è stato un tema molto faticoso per il nostro Paese, in particolare per le fasce più deboli del nostro Paese. Credo che questo tema dell'aiuto, del forte impegno sul tema dell'abitazione principale, il tema del social housing, che sappiamo essere uno da sempre dei cavalli di battaglia di alcune fondazioni e in particolare oggi è diventato un cavallo di battaglia della Cassa stesso, è sicuramente un tema principale. Voglio però anche e soprattutto attirare la vostra attenzione sulla parola, peraltro non nuova, ma che ritorna e vogliamo rilanciare con metodologie nuove e con un impegno che io ritengo fondamentale, che nel piano trovate, cioè la parola mezzogiorno. Lo voglio dire perché noi vogliamo assolutamente togliere dall'idea il fatto che l'Italia abbia perso la speranza che il mezzogiorno possa crescere e ripartire. Per noi è una speranza che vuole diventare realtà con interventi significativi. Ieri in Consiglio dei Ministri il Ministro della Coesione Territoriale ha presentato le linee del piano nazionale per l'utilizzo dei fondi strutturali del periodo, fondi di coesione del periodo 14-20. Sarà una grandissima opportunità quel piano dei fondi di coesione per il mezzogiorno. Abbiamo intenzione di mettere in campo tutte le misure anche organizzative perché siano superati i grandi problemi che anche nel recente passato si sono venuti a creare sul tema del delivery, insomma dell'applicazione, dell'attuazione. E qui dentro trovate la parola mezzogiorno declinata in importanti modalità e importanti realizzazioni, e io di questo sono molto grato a Bassanini e a Gorno Tempini perché ha rappresentato un po' uno dei punti sui quali il Governo ha chiesto alla Cassa uno sforzo straordinario, proprio perché riteniamo che nel momento nel quale c'è il percorso di tentativo di aggancio della ripresa, la ripresa nel nostro Paese si aggancia se e soprattutto se riusciamo sulle regioni che sono a crescita più debole e a problemi sociali più elevati, a essere in grado per l'appunto di ottenere risultati significativi. È stato detto prima, l'ultima parola che voglio dire, l'impegno qui oggi è anche l'impegno del Governo a sostenere l'implementazione la più ampia possibile del piano industriale, quindi nel perimetro largo che è stato presentato qui.
questo passerà attraverso anche interventi normativi sui quali abbiamo intenzione di lavorare, ma soprattutto credo, ritengo che la questione chiave sia proprio quella di partenza e quella a cui ha fatto riferimento il Ministro Saccomanni adesso. C'è bisogno, assolutamente bisogno, di marcare con forza il ruolo oggi di un'istituzione sviluppista come la Cassa Depositi e Prestiti, in una nuova logica europea che finalmente ha preso corpo, della quale noi siamo stati i più accesi fautori e che nel Consiglio europeo di giugno ha trovato delle importanti realizzazioni. Questo passa attraverso il mandato che abbiamo dato alla Cassa di lavorare sempre di più in stretto coordinamento con le consorelle francese e tedesca in particolare, e in stretto coordinamento, strettissimo coordinamento con la Banca Europea degli Investimenti. La centralità della BEI rappresenta per noi un punto dirimente del futuro dell'Unione Europea. Il futuro dell'Unione Europea è quello di un attacco a due punte: Banca Centrale Europea, Banca Europea degli Investimenti. Per quanto ci riguarda devono avere un peso, un ruolo rilevante allo stesso modo, e in questo senso tutta la spinta perché la BEI possa crescere di ruolo fa parte proprio di questa filosofia in cui accanto a tutto ciò che è fiscal consolidation ci sia effettivamente la capacità di spingere sul terreno della crescita. Questo in Italia vuol dire il lavoro che può essere fatto dal governo, dal sistema produttivo naturalmente, e il ruolo che Cassa Depositi e Prestiti nel rapporto con le sue consorelle francese e tedesca, pur con le differenze di normazione, legislative, di tradizioni che hanno, però credo, ritengo che il lavoro comune che possono fare è un lavoro molto importante. Noi spingiamo e spingeremo perché questo avvenga. Siamo pronti a rispondere alle vostre domande. Giovanna Vagnoni di Reuters. Da quello che avete detto capisco che sarà concesso alla Cassa Depositi e Prestiti di poter sottoscrivere mini bond di aziende di piccole dimensioni o titoli con sottostante credito delle imprese. Seconda domanda, lo spread è ai minimi degli ultimi due anni nonostante le fibrillazioni della politica. Come mai? Sulla seconda rispondo io, sulla prima lascio la parola a Gorno Tempini. Ma io spero che la politica italiana non si dimentichi l'importanza dei tassi di interesse e dello spread, perché ho avuto l'impressione che si è parlato tanto di spread nel 2011, poi a un certo punto, come spesso capita nel nostro Paese, si fa indigestione di una parola e questa parola poi viene messa da parte, non conta più. Lo spread vuol dire tassi di interesse. I tassi di interesse bassi sono la condizione dello sviluppo, tassi di interesse alti distruggono un paese. Oggi siamo ai minimi, 247 se non ho visto male l'ultima quotazione della giornata, è la dimostrazione che l'Italia è un paese del quale ci si può tornare a fidare, e credo che questo per noi sia il tema più importante, la fiducia dei mercati, e anche il motivo per il quale oggi siamo qui a ragionare di tesi così sviluppiste, perché riteniamo che la fiducia che dai mercati torna sull'Italia ci deve spingere non a fermarci, a goderci di questa fiducia e quindi a stare tranquilli, ma anzi a spingere, perché riteniamo che questo sia fondamentale. E è un segnale importante che io spero la politica italiana di tutti i colori guardi, sul quale rifletta, perché è il segno, credo, della fiducia che è tornata e del fatto che si guarda con attenzione, interesse e, ripeto, fiducia a ciò che si sta facendo. È figlio della stabilità, e la stabilità deve essere il punto di riferimento essenziale anche per i prossimi tempi. Ovviamente la stabilità non vuol dire staticità, stabilità vuol dire essere in grado di fare le cose e di consentire ai programmi che si annunciano, che si presentano, che si approvano, poi di essere anche applicati. Quello di cui parliamo oggi è forse uno dei più significativi che il nostro Paese è in grado oggi di presentare, un programma triennale. Stiamo parlando di una cifra enorme di investimenti, si può arrivare fino a 95 miliardi
di euro, è un'occasione straordinaria per l'Italia, questa occasione va colta, la stabilità in questo senso è essenziale. Tra l'altro, ad aggiunta delle parole del Presidente, la concretezza delle attività di Cassa Depositi e Prestiti ha attivato una serie di dialoghi e di colloqui con possibili investitori esteri, che a dimostrazione della fiducia e dell'interesse nel Paese, anche in questi ultimi mesi hanno avuto delle importanti manifestazioni. Per quello che riguarda la domanda sui mini bond, nell'alveo delle attività che richiederanno un intervento normativo e che sono allo studio, vi è sia la componente di promozione investimenti in mini bond, così come l'attività di supporto alla casa, come è stato accennato, quindi la possibile attività che la casa può svolgere attraverso il sostegno al settore dei mutui inteso in senso ampio. Forse è il caso di dire, per evitare equivoci, che l'adeguamento del perimetro è questione di norme e anche questione di operazione di rafforzamento del capitale della cassa, che ovviamente non consiste in aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci, che nessuno di noi ritiene di possibile chiedere, ma in operazione di capital management e di razionalizzazione che ci consentano appunto di avere le dotazioni di capitale richieste per far fronte a nuove attività e per assumere quindi un livello maggiore di rischi. Sono, diciamo, altrettanto importanti di queste operazioni di fine tuning e di adeguamento del nostro perimetro normativo. Sì, buongiorno, sono Baccaro del Corriere, volevo chiedere come e se si intreccia questo nuovo ruolo della Cassa Depositi e Prestiti più sviluppista con la stagione delle privatizzazioni che si attende in autunno, con il riordino delle reti di cui si sente parlare. C'è un ruolo della cassa anche in questo senso? Grazie. Diciamo, mi limiterei a dare una risposta, nel senso che la risposta generale a questa domanda è sì. Il governo, come sapete, ha intenzione di presentare al Paese, ai mercati, in autunno un piano di privatizzazione, un piano di attrazione degli investimenti, ed è evidente che Cassa, per una serie di motivi, sarà parte di questo lavoro, e fa parte anche di questo il fatto che il perimetro di Cassa è aumentato, è cresciuto, e quindi credo che la risposta sia sì. Ovviamente sul tema delle reti non mi sfugge la delicatezza della questione, quindi diciamo sì, è un tema sul quale si riflette, si ragiona, però non vorrei aggiungere altro su questo. Buongiorno, Guglielmo Valia, Milano Finanza, Dow Jones. Io volevo chiedere a chi ritiene di rispondere se è possibile un ingresso come partner in Telecom Italia di Cassa Depositi e Prestiti. Non mi riferisco alla rete, perché questa ipotesi è stata avanzata ultimamente, da ultimo, da Asati, che sono gli azionisti di Telecom Italia, perché ritengono, cioè si ritiene da più parti, che Telecom abbia bisogno di un'iniezione di capitale e che questo possa venire solo da un partner forte, e le strade non sono molte, o il partner straniero o un partner italiano che è riscontrabile appunto in CDP. Grazie. Io dico la mia risposta, cioè ritengo che attorno a questi temi, come sapete, ci sono evoluzioni, discussioni, questioni, ma insomma direi che esula dal ragionamento che stiamo facendo in questo momento, durante questa conferenza stampa, nel senso che qui stiamo presentando il piano triennale di Cassa. Per adesso non si parla di ipotesi di questo genere, però non vorrei aggiungere altro. La
parola Telecom nel piano non c'è. Siamo così. Buongiorno, Luca Monticelli, Agenzia Dire. Volevo chiedere al Presidente del Consiglio, visto che ha toccato l'argomento della prima casa e dell'edilizia, se questo governo può avere una stabilità se uno dei due azionisti di maggioranza ogni giorno attacca il Ministro dell'Economia sulla riforma della tassazione immobiliare. Guardate, voi sapete che noi siamo abituati a essere una nave che naviga sempre tra tempeste, onde, marosi, eccetera, però insomma la nave sta dimostrando di essere più solida di quello che i nostri detrattori pensano, i nostri detrattori generali pensano, e quindi non, io derubricherei queste polemiche a discussioni di merito importanti, perché stiamo parlando di questioni ovviamente delicate e importanti, che troveranno il loro punto di sintesi, ne sono convinto, alla fine di questo mese di agosto, quando sapete ci siamo dati e dobbiamo per forza presentarvi e presentare al Parlamento e agli italiani le soluzioni rispetto ai problemi che sono a scadenza in quel periodo, tra questi anche quello sulla prima casa che veniva citato prima. Però io ritengo e penso che dobbiamo sempre su questi temi andare a togliere la vena polemica che finisce per coprirli e andare al merito delle cose. Sono un merito di questioni che non è ovviamente semplice da dipanare, motivo per il quale sono stati presentati tutto un percorso di discussione, i partiti hanno fatto le loro proposte, queste proposte sono razionalizzate dentro le ipotesi che sono state presentate, si discuterà, punto, e si deciderà. Bene. Sono Serafini del Sole 24 Ore. Io volevo capire, anche a chiarimento della domanda che ha fatto la collega, se questo passaggio che può riguardare partecipazioni in qualche modo si lega anche alla necessità della cassa di adeguare la dotazione di capitale, cioè qui si sta allargando decisamente il campo degli impieghi, bisogna comunque garantire una copertura. Allora, visto che si parla di 80-95 miliardi in 3 anni, e visto che avete comunque già messo in campo delle ipotesi di cessioni come cassa, mi riferisco alla minoranza di CDP Reti, di che dotazioni di patrimonio, quindi di liquidità, pensate di fare in questi anni, e se a questo punto, oltre all'ipotesi di CDP Reti, si può pensare alla cessione del pacchetto Eni, visto che nelle indiscrezioni è tornata come una delle possibili privatizzazioni, cioè rifare una partita di giro Stato, cassa, e quindi poi mettere l'Eni sul mercato e portare nuova dotazione alla CDP. Questa ovviamente magari è fantafinanza, però per capire. E poi invece, tornando sul tema della casa, volevo capire meglio se appunto tra queste nuove iniziative che potrebbero essere garantite con degli interventi normativi, se la cassa potrebbe avere un ruolo per aiutare appunto l'erogazione dei mutui, quindi un ruolo di garanzia, e che tipo di garanzia, cioè sarebbe acquisto di obbligazioni bancarie o cos'altro? Grazie. Prima di girare la palla a Gorno Tempini o a Bassanini, a chi di loro due vuole rispondere, aggiungo che sulle privatizzazioni ovviamente vedrete i piani quando li avremo messo a punto. Per adesso vorrei chiudere qualunque ragionamento su indiscrezioni, anticipazioni, eccetera, come è già avvenuto nelle settimane, nei mesi scorsi. Quando presenteremo i piani, quelli saranno i piani. Tutte le indiscrezioni e le anticipazioni precedenti sono prive e saranno prive di qualunque fondamento. Questo lo dico perché i mercati sono giustamente sensibili attorno a questi temi, e siccome la stabilità rappresenta la regola che ci siamo dati, stabilità, in questo caso anche serietà, quando saremo pronti con il piano di privatizzazioni verrà presentato, e quindi ovviamente non ci farete dire una parola di più su forme, modi, contenuti, perimetri prima della presentazione del piano stesso. Ci vorrei aggiungere che l'attenzione all'equilibrio economico-finanziario del nuovo piano è stato oggetto di analisi importanti sia per quello che riguarda
la dotazione del capitale, sia per quello che concerne la raccolta, che sono credito e capitale le due componenti importanti di qualsiasi istituzione finanziaria. Alla base, al di là delle operazioni di gestione del capitale a cui ha fatto riferimento il Presidente Bassanini, rimane che una cassa sana e che genera utili ha al suo interno il motore più importante di equilibrio nel lungo termine, perché creando utili di natura non speculativa, ma quindi da lì l'attenzione anche al ritorno di ciò che facciamo, questa è la condizione per permettere alla cassa di crescere con ordine, garantendo la sicurezza ai risparmiatori postali e mantenendo quei punti di equilibrio che qualsiasi regolatore ci richiederebbe di avere. Bene, buon weekend e ci rivediamo lunedì qua.